Alessandro è arrivato. Allora, Dario Salvatori, in occasione della presentazione del Salvatori 2015, oltre 13.000 voci che vanno dai canti popolari del 1700, le canzoni di Sanremo, a Cristina D'Avena, all'Eurovision. Come mai questa scelta così bassa? Beh, questo è il primo dizionario di canzoni così basse, anche all'estero non ci sono canzoni del genere, quindi mi piaceva tenere presente un po' tutto il possibile canzone faro raggiungibile, quindi ecco quello che hai citato tu, ma naturalmente anche molto alto. E approfitto anche per ringraziare ufficialmente la tua bravissima collaborazione, perché tu hai una specializzazione che è oro, perché riguarda l'Eurovision, quindi questo lo dico per gli appassionati, che è un mondo a parte. Qualche volta a passo di cose tutte da scoprire, qualche volta a passo di chicci, qualche volta a passo di... Però è un mondo secondo me affascinante, è stato bene secondo me a specializzare. Quindi ecco un libro che sicuramente insomma, è un dizionario di consultazione, ma spero anche di lettura. Perché poi dietro ogni canzone c'è una storia, no? Molte canzoni hanno scritto la storia, canzoni bandite dalle radio, canzoni che hanno accompagnato rivoluzioni, no? Sì, sembra strano, ma ogni canzone ha una storia da raccontare. Questo è fantastico, perché non è che bisogna andare a cercare i motivi di questo raccontare. Io sono qualche volta legati al fatto, alle librerie, ai tribunali, alle cause, ma qualche volta all'istituzione, qualche volta al talento di qualcuno, quindi... Un dizionario della canzone che poi è utile soprattutto... da noi in Italia, dove spesso la cultura musicale, no, è un po' ridotta, e questo consente di ampliare anche gli orizzonti, di andare al di là del mainstream, a scoprire per esempio cosa si ascolta in Olanda piuttosto che in Belgio o in Germania. Ma la cultura italiana musicale è un po' palaginosa secondo me, ma questo non si capisce bene di che sia la colpa, perché non c'è una posizione, le scuole non la fanno, le radio ovviamente non la fanno, ovviamente perché si chiamano radio commerciali, quindi ovviamente si chiamano un'indicazione commerciale, e la RAI fa quello che può, ma anche istituti diciamo nati per la protezione, la discoteca di Stato, insomma conserva materiali per la riproduzione del suono di diritti secolari, si dibatte tra mille problemi, quindi questo ovviamente non facilita la cultura, la discussione della stessa. Senti, a proposito di cultura musicale, questo di Sanremo, no? È ovviamente il centro della nostra cultura musicale. Carlo Conti ha detto apriamolo agli artisti stranieri, sei d'accordo? Se gli artisti stranieri si mettono in gara, sì. Se fanno solo gli ospiti, io cercherei più possibile di metterli in gara, e secondo me qualcuno deve metterli in gara. E le lingue straniere come si faceva una volta fino negli anni Ottanta, quando qualche canzone anche nel festival, penso a Plastic Bertrand, penso a Sally Oldfield, ad altri che hanno lottato. Ancora più indietro, fare il paragone invece con gli anni 60, esatto. Quando i grandi internazionali venivano e cantavano Quindi tu i big stranieri in italiano, aprire invece le canzoni in inglese o in francese, no? Beh, quello avrebbe secondo me una serie di, calamiterebbe una serie di proteste delle associazioni discografiche, quello secondo me sarebbe un bel dettaglio, però dire, i cantanti internazionali, americani, principalmente inglesi, che hanno ucciso in italiano, sono partiti da questo problema, hanno lasciato delle tracce perché la poco, insomma, no? Certo, capisco che non è semplice prendere, U2 e farmi cantare in italiano, oppure One Direction, perché sono cose molto complicate. Però per me la parola è quella.